Finalmente l'inverno ci ha lasciato ed è con noi una bella giornata di sole. Liz Taylor. È giusto? Sì. Ha conquistato Babilla. Alessandro Magno. Vabbè, era ovvio, no? Perché ha conquistato Babilonia, Alessandro Magno. Ha promosso l'istruzione scolastica presso le classi sociali. Giovanni Gentile. No, mi spiace. Ha sfidato le autorità e le convenzioni del suo tempo per difendere i propri principi. Che Guevara. Allora Giovanna d'Arco. No. Ha fondato una congregazione che ha portato carità agli indigenti di tutto il mondo. Anche in... Anche in India. Madre Teresa di Calcutta. No, ha tolto i bambini poveri dal loro degrado dandogli luoghi accoglienti. Don Bosco. E ha anche tolto le ragazze povere ed emarginate dalla strada. Allora Don Orione. Il suo motto era cuore a Dio e mani al lavoro. E il suo cuore è conservato intatto come una reliquia per i fedeli. San Pio di Pietrelcina. I suoi rinnovamenti hanno raggiunto più di 20 nazioni. Napoleone? Sì, Napoleone. Ragazzi, un personaggio così che ha fatto tutte queste cose non esiste. Esiste. Ma va, non... E chiudiamo con la dedica alla splendida figura di Santa Maria Giuseppa Rossello, di cui oggi festeggiamo il bicentenario della nascita. Come sapete tutti, Santa Maria Giuseppa è colei che ha promosso l'istruzione per le persone più povere, ha sfidato autorità e convinzioni del suo tempo, ha fondato la congregazione con cui ha portato carità agli indigenti di tutto il mondo, anche in India tra l'altro. Il suo motto era cuore a Dio, mani al lavoro e sì, i suoi rinnovamenti hanno toccato più di 20 nazioni. E adesso ascoltiamo quest'ultimo brano dedicato a lei.